A Torino, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, un appuntamento dedicato al tema Donne e lavoro, politica in evoluzione in Piemonte. Abbiamo voluto concentrarci in questo mese che pone attenzione a quelle che sono le pari opportunità fra uomo e donna, al tema della conciliazione, proprio perché tanto è la politica, tanto è l'attenzione a quella che è il contrasto alla violenza di genere, e però pensiamo che altrettanta visibilità, altrettanta attenzione debbano avere le politiche che accompagnano la condivisione e la conciliazione degli impegni lavorativi e familiari. E in questo senso pensiamo sia importante avere una riflessione comune insieme all'INPS, insieme alle organizzazioni datoriali, alle organizzazioni di categoria, ai sindacati, proprio per capire quali sono gli strumenti adesso in campo e quali siano le prospettive comuni. Si parla di politiche in evoluzione in Piemonte, che significa? Significa che stiamo lavorando tutti insieme a degli strumenti, in particolare oggi presentiamo uno che è Rientro e che è un incentivo economico dato alle mamme che rientrano al lavoro purché i papà usufruiscano del congedo parentale, quindi una misura doppia rivolta sia al papà che alla mamma, quindi una misura rivolta alle famiglie. Com'è cambiato, se è cambiato nel tempo, il concetto di donna e lavoro? È cambiato sicuramente, vi è grande protagonismo, però quello che purtroppo è ancora il gap salariale o la scarsa progressione di carriera continua ad essere un punto di debolezza e di criticità. Gli argomenti che determinano queste criticità sono tanti. Sicuramente c'è bisogno di un cambiamento culturale, una valorizzazione di quella che è la presenza femminile, però soprattutto, e oggi discutiamo di questo, un supporto a quello che appunto è la condivisione degli impegni lavorativi e gli impegni di cura, che possono essere rivolti ai figli, ma anche spesso ai genitori anziani.